Madre di Dio e Madre nostra Maria, Regina della Pace, sei venuta in mezzo a noi per guidarci a Dio. Impetra per noi da Lui la grazia affinché, sul tuo esempio, anche noi possiamo non solo dire avvenga di me secondo la tua parola, ma anche metterla in pratica. Nelle tue mani mettiamo le nostre mani, perché attraverso le nostre miserie e difficoltà ci possa accompagnare fino a Lui. Per Cristo nostro Signore. Amen. Successivamente si recita il Credo, poi il Padre nostro sette volte l'Ave Maria e sette volte il Gloria al Padre. Ora recitiamo la preghiera per invocare lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. Si luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace. La tua guida invincibile ci preservi dal male. Luce ed eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e di Figlio uniti in un solo amore. Sia gloria a Dio Padre, al Figlio che è risorto dai morti e allo Spirito Santo per tutti i secoli. Amen. Successivamente meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Oggi, come meditazione, rileggiamo insieme il messaggio del 25 giugno 1988 della Regina della Pace. Cari figli, oggi vi invito all'amore che è gradito e caro a Dio. Figlioli, l'amore accetta tutto, tutto ciò che è duro e amaro, a motivo di Gesù che è amore. Perciò, cari figli, pregate Dio che venga in vostro aiuto, ma non secondo i vostri desideri, bensì secondo il suo amore. Abbandonatevi a Dio perché Egli possa guarirvi, consolarvi e perdonarvi tutto ciò che in voi è di impedimento sulla strada dell'amore. Così Dio potrà plasmare la vostra vita e voi crescerete nell'amore. Glorificate Dio, figlioli, con l'inno alla carità, perché l'amore di Dio possa crescere in voi di giorno in giorno fino alla sua pienezza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. In seguito si recitano le litanie alla Madonna e poi recitiamo insieme la preghiera finale. L'amore è il segno attraverso il quale si riconoscono coloro che sono tuoi discepoli, Signore. Grazie per ogni risposta d'amore compiuta nella donazione e nel servizio agli altri. Ti preghiamo per ogni membro di centri e di gruppi di preghiera di Medjugorje affinché possano con sempre più coraggio e decisione, insieme a tua madre, manifestare nelle famiglie e nei posti in cui vivono la strada stretta, la sola che porta verso te. Aiutali a crescere di giorno in giorno verso la pienezza del tuo amore. Amen. Regina della Pace.